Partiranno la prossima settimana lavori di riqualificazione nella zona di Pescara Porta Nuova, Pescara Vecchia, ma non solo, vice sindaco Blasioni, un importo importante, 500.000 euro per questi lavori. Un accordo quadro che riguarda varie vie e piazze cittadine, quindi non soltanto Pescara Vecchia, ma via Tibullo, piazza Salvo d'Acquisto che ha bisogno di manutenzione e riqualificazione, e poi e piazza San Luigi Gonzaga. Insomma, tanti lavori, ma in particolare oggi presentiamo Pescara Vecchia, 150-170.000 euro, questo è l'importo dei lavori che partiranno già la prossima settimana, martedì. Abbiamo già sottoscritto l'ordinanza, io credo che sia un lavoro importante anche per l'importanza della zona, insomma la vecchia Pescara, la Pescara della Fortezza, ma anche la Pescara di Casa d'Annunzio. Questo ci impone anche di ricordare un anniversario importante, che è quello del 1 marzo 2018. Il poeta appunto è morto il 1 marzo del 1938, quindi quest'anno ricorreranno gli 80 anni, quindi cominciamo martedì, ma prima del 1 di marzo dobbiamo essere pronti a ripresentare la città, questa zona completamente riqualificata, al fine di svolgere le manifestazioni per questo ricordo. E poi un ringraziamento va naturalmente anche agli esercenti di Pescara Vecchia, che ringraziamo per aver collaborato con il Comune, per averci dato tante idee, ma anche per la maturità che hanno dimostrato nello spingerci a utilizzare parte del ribasso che verrà al termine di tutti questi lavori anche per una pedonalizzazione vera di questa zona, una pedonalizzazione vera che significa far durare più a lungo le opere che noi andiamo a realizzare.